100 giorni del governo Meloni, la Premier, contesto difficile ma sono ottimista, l'Italia è solida. Il ministro Giorgetti, a febbraio giù del 40% le bollette del gas per il mercato tutelato. Ucraina, ancora raid russi, colpito un ospedale a Kherson, il generale Petreus al TG1, armi a Kiev per costringere Putin a negoziare. Attacchi anarchici, intimidazioni, bombe Molotov, scontri con la polizia a Roma, l'esecutivo, lo Stato non scende a patti con chi minaccia. Peppino Di Capri e Gino Paoli, super ospiti al Festival di Sanremo, l'annuncio di Amadeus al TG1 e le sorprese assicura non sono finite. Giorgia Meloni, i primi 100 giorni del governo, voglio soluzioni, non misure spot. L'Italia, paese solido, ha tutte le carte in regola per farcela. Gli attentati e le azioni attribuite agli anarchici, Palazzo Chigi, non intimidiranno le istituzioni. Lo Stato non scenda a patti con chi minaccia. Una fabbrica di munizioni in Iran colpita con droni. Teheran, vogliono destabilizzarci. Giallo sugli autori. I misteri di Matteo Messina Denaro, in tanti raccontano di averlo visto, non sapevamo chi fosse, le immagini dell'auto in giro a Campobello di Mazara. La cometa di Neanderthal splende accanto all'Etna innevato, ripresa da un fotografo siciliano, scelta dalla NASA come immagine del giorno. Conquista il 10° Open d'Australia, Novak Djokovic torna numero uno al mondo, la vittoria più bella della mia vita, il capitano azzurro della Coppa Davis Volandri al TG2. Un matrimonio esplosivo, il nuovo film di Jennifer Lopez, tra commedia romantica ed action movie, racconta le movimentate nozze della protagonista. Linea dura del governo, lo Stato non scende a patti con chi minaccia, rafforzata la sicurezza nelle ambasciate, Molotov contro un commissariato, busta con proiettili al direttore del Tirreno, peggiorano le condizioni di Cospito. I 100 giorni a Palazzo Chigi, Meloni, l'Italia in una situazione solida, spread sceso, bilancio solo, fine percorso, giustizia, tempi più rapidi e certezza della pena. Nuovo bombardamento russo su Kherson, colpito un ospedale, 3 vittime e numerosi feriti. Scholz, parlerò ancora con Putin, il Cremlino noi aperti, a contatti. In Iran, droni contro base missilistica, Teheran, raid sventato, i nostri nemici ci vogliono destabilizzare, fonti USA, Israele, dietro l'attacco. Al culmine di una lite uccide il marito a coltellate sotto gli occhi del figlio 15enne, accaduto nel Bresciano, la donna arrestata dai carabinieri. L'inchiesta su Matteo Messina Denaro, si allarga la rete dei presunti fiancheggiatori. Una donna si presenta in caserma, l'ho frequentato ma non sapevo che fosse il boss. Gli anarchici alzano il tiro, una lettera con un proiettile recapitata ad un giornalista e minaccia ai giudici, indaga la Digos, 41 denunciati dopo gli scontri a Roma con la polizia, Molotov contro un commissariato, Palazzo Chigi, lo Stato non scende a patti con chi minaccia, ma è rischio escalation per il caso Cospito, il sovversivo detenuto al 41 bis, da oltre 100 giorni sciopero della fame, un rapporto dei servizi segreti datato febbraio 2022 evidenziava la pericolosità di gruppi eversivi insurrezionalisti pronti a infiltrarsi nelle manifestazioni con azioni dimostrative. Il governo compie 100 giorni, Giorgia Meloni, sono ottimista, questa è una maratona, non i 100 metri, bilancio lo faremo a fine percorso e puntualizza, lo spread è sceso da 236 a 175 punti, la borsa è in aumento del 20% e secondo Banca Italia l'economia è in ripresa. Stiamo andando nella giusta direzione, innanzitutto su tasse e pensioni minime, dichiara Silvio Berlusconi. Ma ora bisogna semplificare il paese. Noi di Forza Italia, conclude, faremo da garanti.
caos passaporti da nord a sud, migliaia in code e prenotazioni in tilt per ottenere il rilascio e il rinnovo del documento. Le questure non riescono a far fronte alle richieste. Il ministro Piantedosi rassicura, da febbraio procedure più veloci e digitali per avere un appuntamento il prima possibile e più personale dedicato. Intanto chi deve viaggiare entro pochi giorni, ad esempio verso la Gran Bretagna, rischia di non partire. E a Taranto tutto il meridione aspetta che apra l'ospedale delle promesse mancate. 2 anni e mezzo fa la posa della prima pietra del San Cataldo, il progetto strombazzato con orgoglio da Giuseppe Conte. L'edificio di rinvio in rinvio sta per essere ultimato, ma mancano 105 milioni di euro per le apparecchiature medicali e gli arredi. La denuncia di un consigliere di Fratelli d'Italia: la regione non ha sollecitato il ministero per avere i soldi, ma il presidente Emiliano ribatte, sarà operativo entro 2 anni. Dopo i medici cubani in Calabria, ora Campobasso chiama Caracas. In Molise arrivano operatori venezuelani per sopperire alle mancanze di organico. Dalla pediatria ai reparti d'urgenza abbiamo disperato bisogno, dice il governatore Donato Toma. E i primi che hanno risposto si sono integrati benissimo da noi durante la pandemia. Quindi, in attesa di nuovi nostri laureati da assumere, ne cerchiamo altri. Alla faccia della concorrenza, l'Europa scivola sulla farina di grilli. Dopo il via libera di Bruxelles alla vendita del prodotto anche nei paesi europei, Italia compresa, si scopre che l'esclusiva commerciale per ben 5 anni è a carico di un'azienda vietnamita. Fratelli d'Italia sul piede di guerra contro la Commissione, questo monopolio è uno scandalo, senza contare i rischi igienico-sanitari ed economici. Buonasera, nella nostra prima pagina il Covid oggi, esattamente 3 anni dopo l'inizio della diffusione del virus in Italia. Ma prima gli altri fatti del giorno. Dalla legge di bilancio alla sicurezza al piano per l'energia, Meloni soddisfatta dei primi 100 giorni di governo. Berlusconi e Salvini finora ha fatto bene, adesso le riforme. Opposizioni al lavoro in vista delle regionali in Lazio e Lombardia del 12 e 13 febbraio. PD spaccato alle prese con congresso e primarie. Allerta anarchici in Italia e all'estero, scontri a Roma con un agente ferito, un fermo e 41 denunciati. Nella notte una Molotov contro un commissariato della capitale. Una serie di atti eversivi per manifestare solidarietà ad Alfredo Cospito, in sciopero della fame contro il carcere duro. Il governo, lo Stato, non si fa intimidire. Kherson sotto attacco delle forze russe che hanno colpito anche un ospedale, almeno 3 morti, vittime civili da entrambe le parti in Donbass, dove si concentrano nuovamente gli scontri più cruenti. Dal cancelliere tedesco Scholz, primo stop alle nuove richieste di armi aeree da parte di Zelensky. Da rivoluzione della mobilità sostenibile a moda insostenibile, cresce l'insofferenza nei confronti dei monopattini fra infrazioni e parcheggi selvaggi. Torino vieta la sosta in centro, a Roma si valuta se rendere obbligatori targa e casco. A Parigi un referendum per decidere sul futuro dei mezzi a noleggio. Boom in Italia di imprese agricole avviate da persone con meno di 35 anni, in un anno oltre 6.500. Negli Stati Uniti è Bill Gates il più grande proprietario di terreni agricoli, oltre 100.000 ettari, in cui il fondatore di Microsoft, ambientalista convinto, punta a una produzione smart e sostenibile. Clamorosi tonfi casalinghi per Milan e Juventus, i bianconeri vanno KO contro il Monza per 2-0. Crisi nera per i rossoneri, alla terza sconfitta consecutiva fra Supercoppa e campionato. Il Sassuolo ne fa 5 a San Siro e quando mancano pochi minuti al termine Lazio-Fiorentina 1-1 e stasera Napoli-Roma. Guerra in Ucraina. Dopo aver ottenuto la fornitura di carri armati, il governo di Kiev spinge per avere dall'Occidente anche missili a lunga gittata e caccia bombardieri F-16. Washington esamina la richiesta con cautela, Europa perplessa, Scholz ribadisce non inizieremo una guerra tra NATO e Russia. L'Italia è solida e ce la farà, ma è una maratona e il bilancio lo farò alla fine di questo percorso, così la Premier Meloni commentando i primi 100 giorni del suo governo. L'ottimismo, aggiunge, è fondamentale quando si deve uscire dalle crisi. Da 11 mesi non vede più la sua bambina. Lo scorso marzo il marito l'ha portata con sé in Libia, suo paese di origine, e non è più tornato. Oggi la piccola compie 5 anni senza la mamma. Manifestazione a Roma per chiederne il ritorno. Farò di tutto per riavere mia figlia, dice la donna.
Il 29 gennaio l'Italia piombava nell'incubo Covid, i primi casi ufficiali, due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma. Il virus si è poi trasformato in un'emergenza sanitaria globale senza precedenti, più di 186.000 le vittime in 3 anni. Caos, passaporti, tempi di attesa interminabili, nelle questure ci vogliono mesi per rinnovare il documento perché è impossibile fissare un appuntamento e agli open day si presentano centinaia di cittadini alla volta, come è successo a Torino, tutti in coda dalle 4 della mattina. Si chiama Christophe, francese, vive sotto un ponte sul lungotevere degli Artigiani. Grazie a lui, il più pulito di Roma, armato di ramazza e scatola di cartone, il clochard raccoglie l'immondizia che trova in giro e poi la smaltisce nei contenitori della differenziata. E lo fa gratuitamente solo perché gli piace l'ordine. I Pua dettano moda. Da Londra a Parigi, passando per Milano, le strade e le passerelle si trasformano in una tavolozza di puntini colorati. A ispirare la nuova tendenza del 2023 è Yayoi Kusama, anziana ed eccentrica artista giapponese. Linea dura del governo sulla vicenda Cospito. Lo Stato non scende a patti con chi minaccia, scrive Palazzo Chigi in una nota dopo gli attentati alle sedi diplomatiche all'estero e le violenze in piazza a Torino e Roma. Ieri sera lanciate 2 molotov artigianali contro la sede di un commissariato della capitale, oggi recapitata una busta con proiettili al quotidiano Il Tirreno. Trascorsi i primi 100 giorni del governo Meloni, la Premier sui social traccia un bilancio delle cose fatte e di quelle che intende portare avanti nei prossimi mesi. Questo governo lavora per trovare soluzioni e ciò che richiede tempo, ha detto Meloni nel ribadire il difficile contesto internazionale, ma rivendicando anche i dati positivi economici, il calo dello spread da 236 a 175 punti base. In Iran, attaccata da droni la base militare di Isfahan che costruisce missili, le autorità di Teheran puntano il dito contro potenze straniere non identificate e lanciano nuove minacce. Non fermeranno i nostri piani per il nucleare. Per l'emittente all'Arabia vi sarebbe il coinvolgimento degli Stati Uniti, mentre per il Wall Street Journal l'attacco è stato compiuto da mezzi israeliani. La Turchia potrebbe dare il via libera alla NATO, alla Finlandia, ma non alla Svezia, ha detto il presidente turco Erdogan. I due paesi scandinavi avevano presentato richiesta di adesione poco dopo l'invasione russa in Ucraina, un anno fa quasi. Oggi pesanti bombardamenti russi su Kherson, colpiti edifici residenziali e un ospedale, almeno 3 morti. Per Kiev sarebbe imminente una offensiva su vasta scala delle forze di Mosca. E si annunciano bollette del gas meno care per consumatori ed imprese grazie al crollo del prezzo della materia prima degli ultimi mesi. Si prevede un taglio del 33% a febbraio che equivale ad un risparmio di un po' più di 700 euro a famiglia su base annua. Attesa nei prossimi giorni la conferma delle tariffe da parte dell'ARERA per il mercato tutelato.